piccolo passo che diventa un grande viaggio. Da noi che andiamo a tempo con l'innovazione e veloci verso un domani più sano. Da noi che ci prendiamo cura di chi si sente esploratore e di chi il mondo l'ha già scoperto. In ognuno di noi c'è una storia da vivere. Soddisfa i tuoi bisogni e le tue passioni in modo semplice e vantaggioso con Vivi Welfare, le iniziative di welfare della tua azienda. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Business Leader. Oggi abbiamo voluto iniziare in maniera speciale con questo video che ci racconta l'attività di Poste Welfare Servizi, per cui io do subito il benvenuto alla nostra ospite di oggi, l'amministratore delegato Francesca Sabetta, benvenuta. Buonasera. Buonasera. Parliamo dunque di welfare aziendale, parliamo di un settore che in Italia è assolutamente in forte crescita, ci sono molti osservatori che ci raccontano quali sono le dimensioni economiche di questo tema nel nostro paese, parliamo di qualcosa che vale oltre 20 miliardi di euro, molte le prestazioni che sono particolarmente desiderate dai lavoratori delle aziende italiane, quelle relative alla sanità, quelle relative alla previdenza integrativa e tanto altro ancora, e da qualche tempo a questa parte anche Poste Italiane ha varato un pacchetto per i propri dipendenti, eroga anche per clienti esterni e diciamo che la società ha deciso di puntare con particolare forza a diventare una delle principali protagoniste di questo comparto, offrendo fondi sanitari e polizze collettive. Ma, dottoressa Sabetta, c'è bisogno anche forse nel nostro paese di fare una massiccia campagna di divulgazione e comunicazione su questi argomenti, perché con il tema del welfare aziendale nella nostra testa hanno molta confidenza forse i grandi imprenditori, le grandi multinazionali, un po' meno le piccole e medie imprese italiane che rappresentano invece il nostro grande scheletro produttivo. Se lei oggi dovesse raccontare che cos'è il welfare aziendale ad una persona che non ne sa nulla, come lo descriverebbe? Allora, intanto vi ringrazio per questa occasione perché, come stava dicendo lei Deborah, l'importante secondo me è che si abbia un po' di chiarezza, no? Perché il welfare, traduciamolo un po' in italiano, è come un benessere a cui abbiamo diritto tutti quanti e che in qualche modo è un po' tipico del nostro paese. Direi che nel nostro tessuto sociale questo welfare è iniziato tanto tempo fa come un welfare familiare o come un welfare dello Stato. Nel frattempo, grazie anche al tessuto economico dell'Italia e grazie un po' al contributo anche del legislatore, si sta parlando un po' di più di welfare aziendale. È welfare aziendale quindi quella sorta di benefici, di elementi messi a fattore comune da qualsiasi impresa di tutte le dimensioni, quello che può essere la piccola e media impresa, l'imprenditore illuminato o l'imprenditore che comincia ad avere un ascolto attivo nei confronti dei propri dipendenti e nella vita quotidiana che sta cambiando per tutti noi, la vita familiare, capisce come poter interagire, che supporto può dare l'azienda, che non sia solo un beneficio di natura economica. Chiaramente lo può fare il piccolo imprenditore, lo fa la grande azienda e sono, diciamo, dei momenti diversi, ma è un momento di cambiamento, bisogna parlarne perché farlo tutti insieme mette un'area di mutualità nella quale le Poste Italiane, appunto, come contributo possono dare il loro, non solo per i propri dipendenti, ma anche per la vicinanza al territorio e alle piccole e medie imprese. Lei ha fatto una considerazione già subito estremamente interessante, quella che attiene alla presa di coscienza del fatto che in Italia stanno cambiando molte cose, c'è in primo luogo un processo demografico che è inevitabile, ineluttabile e molto rilevante. La popolazione invecchia, siamo anche in una condizione di declino demografico, nascono sempre meno bambini e molte generazioni si ritrovano a fare da cuscinetto tra il prendersi carico dell'anziano in casa e naturalmente anche dei figli e dei nipoti. E in qualche maniera un po' un'azienda che si attiva con un pacchetto di servizi di welfare aziendale sostiene anche la propria forza lavoro cercando di impedire che le famiglie si ritrovino sempre in questo conflitto fra il lavoro magari e la famiglia. Quindi proprio una presa di coscienza di un cambiamento epocale molto importante. Ecco, questa, la presa di coscienza è un termine che la ringrazio, mi piace molto perché la presa di coscienza collettiva è molto importante, no? Per tanti anni questo
si pensava che fosse un tema o solo delle famiglie o in qualche modo del tessuto familiare per come era composto. È tipicamente un po' iniziato con il supporto delle donne, poi diventate nonne e un po', diciamo, oggi la famiglia sta cambiando a 360 gradi, ci sono appunto famiglie che invecchiano, c'è il cosiddetto fenomeno del caregiver, cioè come posso aiutare io qualcuno in casa avendo tra l'altro figli in mobilità o non avendo figli, perché anche i figli che sono un po' di meno, però sono un po' più cittadini del mondo, esatto, diciamo, no? Quindi cominciano a spostarsi. Allora, quali sono i servizi di cui ho bisogno che non siano solo servizi fai da te, e se esiste non solo lo Stato ma qualche contributo che l'azienda nella quale vivo il mio quotidiano può aiutarmi a risolvere? Ecco, il welfare secondo me è un tema difficile ma anche facile, perché la vita quotidiana di tutti noi, soprattutto delle generazioni cuscinetto, come diceva lei, una generazione come la mia lo vive tutto, da tutte anche le la parti. Mia, guardi, assolutamente siamo molto vicine in questo. Adesso capiremo anche cosa vuol dire per un'azienda attivarsi nell'offrire ai propri dipendenti appunto un pacchetto di benefit, perché poi si chiamano così. Volevo però dare anche ai nostri ascoltatori qualche numero che ci dà la misura del valore del welfare in Italia. Partiamo da questa cifra enorme che è 709 miliardi. Dottoressa Sabetta, che cosa ci rappresenta? E possiamo vedere qui anche la prima slide di stasera. Allora, i 709 miliardi sono un dato in crescita, di anno in anno noi vediamo che ovviamente quando si ha bisogno diciamo di coperture poi si cerca, diciamo, un rimedio di qualche natura. Questi rimedi sono un po' dettati dal fai da te. Che intanto cosa sono, segnalo alla regia che è la slide numero 7, così almeno la troviamo con precisione. Ok, questi ovviamente sono da bisogni che noi sentiamo ormai da un po' di tempo, la cosiddetta previdenza o pensione, che è un tema di ha bisogni, diciamo, di protezione, di assistenza, e l'assistenza familiare di cui parlavamo, ma è anche l'istruzione, la mobilità, diciamo è i supporti al lavoro, la cultura per i figli, quindi tutto questo mondo qua entra in una somma che noi fino ad un certo punto della nostra vita abbiamo visto in qualche modo coperta da qualcun altro. Ecco, i 709 miliardi continuano in Italia anche ad essere coperti da qualcun altro, che è lo Stato, che è uno Stato presente, ma la coperta diventerà sempre più stretta. Esatto, e quindi a questo welfare pubblico si aggiunge il welfare privato, quello che ognuno di noi svolge nella sua vita, perché ovviamente per la propria salute, per quella di un caro, di un figlio, di un genitore, comunque si va ad intervenire anche in forma privata laddove la sanità pubblica magari ha bisogno di un'integrazione, non di una sostituzione. Allora a questo si aggiunge oggi il cosiddetto welfare aziendale, quello che lei all'inizio citava, una cifra che oggi gira intorno ai 21 miliardi, che sono le aziende in tutte le loro dimensioni, da quelle grandi a quelle anche più piccole, che cominciano ad avere delle soluzioni che possono andare da un momento assicurativo a un momento di risposta nei servizi di cosiddetto flexible benefit. Così si è posta in questo sviluppo anche Poste Italiane. Andiamo allora a vedere, bypassando dalla slide appunto che abbiamo appena visto, alla numero 9, quindi andiamo un po' al welfare di Poste Italiane, che è articolato in tutta una gamma di servizi che in primo luogo hanno voluto dare una risposta alla vostra rete di dipendenti, che è enorme, dottoressa Sabetta. Noi abbiamo circa 130.000 dipendenti, sono quindi un indotto di 130.000 famiglie, sono in tutta Italia e pertanto quello che ci siamo posti come punto di attenzione è stato dare ai dipendenti quello che diamo ai nostri clienti. Sono anch'essi in tutta Italia, andiamo dal piccolo comune fino alla grande città, andiamo da regioni di un tipo a regioni con altre forme di organizzazione. Quello che è importante è riuscire a connettere con delle soluzioni, soluzioni che possono essere appunto private, laddove ci sia il libero professionista che ha bisogno comunque di un supporto, c'è una risposta, o soluzioni invece che siano più mutualistiche, più massive. Parliamo di fondi pensione, che ha fatto anche Poste Italiane per i propri dipendenti, ma anche diciamo in apertura sul mercato, parliamo di fondi sanitari e parliamo dei cosiddetti o employee benefit, un termine un po' complesso che è un'assicurazione di supporto. Adesso lo traduciamo, naturalmente lo faremo, lo insinueremo nella testa delle persone con la forza. Oppure i servizi in generale, servizi di welfare, che è un altro tema molto importante sui quali c'è il corredo di tutto questo che è la nostra vita quotidiana e come la organizziamo. Certo, e poi tutto il comparto anche di protezione assicurativo.
Assolutamente. Laddove l'italiano medio generalmente su questo tema non sempre è particolarmente sensibile, perché oltre l'auto tende a proteggersi un po' poco e quindi con una spinta magari si sensibilizza un po' di più anche su questo versante. Ecco, la protezione direi che è una delle basi della nostra vita, no? Noi siamo un paese che diciamo tiene alla casa e dà importanza alla salute, siamo un paese di risparmiatori e col risparmio eravamo un pochino abituati a fare questo tipo di attività. Siamo anche un po' un popolo scaramantico in qualche modo, speriamo che le cose non accadano. E se succede in qualche maniera farò, invece se si ha una protezione, una rete di salvataggio, diciamo che è meglio, e quindi nel welfare può rientrare anche questo ambito. Nel welfare può rientrare anche questo ambito, ma soprattutto quello della persona, quindi quello della famiglia, quello dell'individuo, quello del supporto, quello del valore primario, che tu sia single o che tu sia in coppia, che tu sia grande, maschio o femmina. Quindi certo, diciamo è questo il valore del welfare, che è per tutti da poter costruire. L'importante è arrivare presto e arrivarci insieme. In questo caso l'impresa può essere molto importante. Allora, molti imprenditori che si sono attivati, dottoressa Sabetta, con iniziativa di welfare aziendale nell'ambito della propria attività di impresa mi hanno raccontato che hanno in primo luogo fatto una forte attività di ricognizione e di ascolto presso i propri dipendenti. Ecco, mi pare di aver capito che l'avete fatto anche voi, cercando in qualche maniera di analizzare le diversità sul territorio dei vostri operatori, appunto dei vostri dipendenti. In che maniera si è articolata questa attività di ascolto per capire quali bisogni dovessero essere soddisfatti o coperti? Allora, intanto in un'azienda molto grande chiaramente ci si confronta con tante parti, quindi compresi i cosiddetti stakeholder, no? Quindi con tutto quello che può diciamo far venire far risalire la voce del singolo dipendente. Questo singolo dipendente ha delle età che sono diverse, ha delle esperienze che sono diverse e per quanto riguarda Poste Italiane ha anche delle caratteristiche di lavoro che sono diverse. Possiamo andare dal portalettere all'ufficio postale, sono gli elementi più distintivi, però Poste fa tante cose insieme. Per non parlare poi dell'ambito anagrafico, che pure rappresenta un serbatoio di idee, immagino, interessante. Che può andare dai giovani, come dicevo, ai meno giovani. Ecco perché è importante che si capisca che welfare è una tematica che è costruita un po' nell'abito della popolazione, del numero di impiegati, persone, gente che vive all'interno di un'azienda. Se la popolazione è grande si hanno chiaramente o polarizzazione o differenze, se la popolazione è più piccola si ha un elemento di radicamento sul territorio, ma anche un elemento di vicinanza e una soluzione anche per il piccolo imprenditore. Questa è la cosa molto importante, che welfare è per tutti e che possiamo supportare tutti. Quindi la risposta di Poste Italiane è un po' quella di dire: posso darlo al mio cliente singolo, posso darlo al mio cliente azienda, grande, piccola, come lo do ai miei dipendenti. Andiamo a questo mondo, al momento ancora misterioso, ma al termine di questa trasmissione non lo sarà più, degli employee benefits. Che cosa sono, come traduciamo per renderlo comprensibile a tutti questo concetto? Allora, employee benefit, diciamo il beneficio che si può dare a un proprio dipendente. Questo beneficio, anche dal punto di vista tipicamente più mutualistico, è un beneficio magari assicurativo. Questo beneficio può essere anche fiscalmente molto interessante, perché per un'azienda può dare una risposta. Faccio un esempio a uno di questi benefici. Dire oggi che una persona ha bisogno di una copertura per non autosufficienza, perché è non autosufficienza chiaramente quella che può capitare nella nostra casa, anche temporanea, alle nostre famiglie, a noi stessi, significa che pensarci da solo oggi ha un costo importante. Un'azienda con 30 euro, 50 euro l'anno può in realtà andare a coprire in maniera mutualistica i suoi dipendenti, e quando questi hanno un problema di non autosufficienza poter dare non solo una rendita ma anche una soluzione. E qui nasce l'altro tema, l'altra risposta, è quella di accompagnare per mano, non solo con soldi ma anche con servizi. Questa è l'altra risposta che Poste Italiane sta costruendo, chiaramente non solo per i propri dipendenti, ecco perché la mia azienda si chiama Poste Welfare Servizi, certo, all'interno di Poste Italiane. E quindi l'importanza di dire: esiste un mondo di mutualismo, di collettività, dove il fare insieme consente a chi ne ha bisogno e a chi non ne ha bisogno di contribuire, e che questo è anche un elemento molto forte di fidelizzazione oltre che di ascolto. Trovo quindi che sia un elemento di grande importanza non solo per la grande azienda ma per tutte le aziende del tessuto sociale italiano. Assolutamente. Intanto magari richiamo con la regia la slide numero 11, dove proprio avevamo letto la definizione e siamo in grado appunto di darla la definizione
che abbiamo spiegato fino ad ora di employee benefit, quindi l'insieme dei benefici che il datore di lavoro offre ai propri dipendenti. E qua possiamo parlare, come abbiamo detto fino ad ora, di fondi pensione, fondi sanitari, assicurazione sulla vita, invalidità, infortuni, incentivi che sono spesso di natura assicurativa, hanno il duplice vantaggio di essere fortemente considerati dai collaboratori e fiscalmente interessanti per le aziende. Dottoressa Sabetta, le ultime manovre di bilancio, le ultime leggi di stabilità appunto hanno effettivamente offerto un incentivo fiscale non indifferente a quelle aziende che, stimolate da questi cambiamenti, vogliono adottare queste prassi. Sono degli incentivi interessanti, secondo lei? Insomma, ci volevano? Allora, diciamo che io trovo che ogni forma di sostegno al parlare di una tematica che riguarda tutti noi e a supportarla e ad aiutarla sia un elemento che ovviamente ci spinge a una riflessione. Quindi penso che la ragione di quello che oggi si chiama flexible benefit, quindi che è un po' più tipico di un beneficio di altra natura, non solo assicurativo, e quindi un supporto chiaramente che l'azienda può dare ai propri dipendenti, se ha un vantaggio anche fiscale, aiuta l'azienda e aiuta il dipendente. Aumenta quindi il potere di acquisto anche di questo dipendente, come aumenta fiscalmente in qualche modo la possibilità per l'azienda di mettere a disposizione denaro in forma diversa dalla semplice fisicità. E quindi ecco, lo sconto fiscale per l'azienda è in qualche maniera rimesso in circolo per il dipendente, sotto le forme che il dipendente decide di avere come bisogno. Faccio un tipico esempio, no? Se una persona ha circa 1000 euro magari di premio, decide di prenderli cash genericamente, certo, in contanti, ha diritto a circa 815 euro. Se magari decide di convertirli in flexible benefit, anche tutti, può spendere 1000 euro. Come li spendo questi 1000 euro? Posso spenderli nell'assistenza familiare, nell'istruzione dei miei figli, nel rimborso degli autotrasporti, dei miei trasporti tutto giornalieri, ciò che rende la vita nella un pochino scuola, più nell'istruzione, semplice, certo. O anche versarli in un fondo sanitario, nella previdenza, quindi aumento già il mio potere d'acquisto. Poi tipicamente per quanto riguarda Poste abbiamo fatto, chiaramente come fanno tante altre aziende, abbiamo dato anche un incentivo aggiuntivo ai nostri dipendenti, e quindi sostanzialmente ha un potere di acquisto che aumenta del 35% il proprio potere. È un borsellino che non è virtuale, è la realtà quotidiana della vita di tutti i giorni. Allora, l'incentivo fiscale non sostituisce l'illuminazione, l'ascolto, il bisogno o lo Stato, ma aggiunge la pluralità, il sentimento, l'ascolto, il vantaggio reciproco e perciò anche un po' di fidelizzazione, direi io, che è corretto, certo, che ci sia nella vita di tutti i giorni. E aggiungo anche tutte le ricadute per quello che riguarda l'indotto economico che queste pratiche possono generare sul territorio in cui un'azienda opera. Monitorate anche questi aspetti? Sì, ci sono nuovi lavori, ci sono anche attività con le quali noi siamo in connessione, attività imprese locali, tipicamente diciamo delle piccole imprese che sul territorio prestano dei servizi, che hanno bisogno di una rete di connessione. Forniamo attraverso, diciamo, la nostra rete anche una rete di connessione affinché ci sia lavoro non solo in Poste, ma un lavoro dell'indotto. Penso che il tema dei flexible benefit aiuti comunque l'Italia in qualche modo a mettere in moto un'economia dove il sentir parlare della cosiddetta badante, che è un fenomeno italiano, una babysitter, un momento diciamo di soluzione della vita quotidiana, sia comunque il supportare donne e uomini che comunque impegnano il loro tempo anche nel lavoro. Andiamo alla slide numero 16, sempre per proseguire questo nostro intento descrittivo questa sera di questo fenomeno. Un po' ne abbiamo anche spiegati appunto tutti quelli che possono essere i benefit e i servizi forniti dall'azienda ai propri dipendenti, risposte puntuali a bisogni specifici delle persone, strumenti per migliorare vita privata e lavorativa, appunto abbiamo detto assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare, il sostegno allo sviluppo familiare, gli incentivi alla mobilità sostenibile, le iniziative mirate al well-being dell'individuo, banalmente il pagamento della palestra che male non ci fa, e poi il cercare appunto di bilanciare la vita professionale con quella privata. Ho saputo anche di una multinazionale che opera nel nostro territorio e che forse è stata anche apripista per l'erogazione di questi servizi ai propri dipendenti, che eroga flexible benefits anche agli stagisti. Sì. E quindi per un periodo temporaneo, però perché non far star bene anche questi ragazzi che quantomeno
riescono ad acquisire dall'inizio un'immagine del mondo del lavoro non proprio... E un supporto, no? Di potere d'acquisto, di sensibilità, di sentir parlare anche di quello che sarà il loro futuro, del come pensarci prima. Quindi va benissimo la palestra, però quello che io invito molto, anche quando si è giovani, a costruirsi tutto quello che è lo stare bene e lo stare in sicurezza. Nella nostra piramide, per stare in sicurezza oggi serve pensare al nostro futuro costruendolo bene, quindi lo stare bene è anche salute, prevenzione e attività a corredo. Certo. Senta, le persone con cui parla e a cui prova a raccontare questi cambiamenti, che tipo di sensibilità hanno? Hanno una percezione, oltre che del processo demografico, adesso ce la siamo tenuta come ultima, proprio ultima ma molto significativa appunto come temi che vogliamo sottoporre ai nostri ascoltatori, hanno capito quello che sta succedendo nel nostro paese e hanno capito che c'è bisogno che effettivamente qualcuno faccia anche un po' dal punto di vista privato la sua parte per rendersi il momento della vecchiaia un momento in cui il tenore di vita sarà adeguato, sarà sostenibile e che lo Stato non può fare più tutto da solo, soprattutto nel nostro paese che ci ha abituato così bene? Dico una cosa bella, che è quella: ci serve molta comunicazione, quindi ci serve molto supporto da parte di ogni forma di comunicazione illuminata come la vostra, che ci porti aiuto nel parlarne, perché l'importante è fare prendere coscienza nel parlarne. Quando comunque se ne parla, in ogni azienda, in ogni persona, in ogni individuo c'è una storia personale in cui in casa si affronta qualcosa. Oggi in Italia noi abbiamo 4 milioni di famiglie circa che hanno un problema ufficiale di genitori non autosufficienti, di minori con qualche disabilità, di problemi di temporanea non mobilità, e sul quale se ci si gira c'è la famiglia che poi deve fare carico. Ecco, non è più il momento di un welfare familiare, è il momento di un welfare collettivo. Lo Stato ci sta dando questa possibilità, bisogna averne una coscienza sociale. Chiudiamo allora con qualche numero che ci racconta in Italia quanti sono gli anziani non autosufficienti, ma aggiungiamo anche i disabili, le persone con disagio di altro tipo, i minori, che sono spesso a carico totalmente delle famiglie che effettivamente non sanno dove appoggiarsi, e sono famiglie all'interno delle quali ci sono persone che hanno tutto il diritto di continuare a mantenere il posto di lavoro, perché poi ne va anche del futuro di tutto il nucleo familiare. Qualche dato significativo? Dati significativi sono gli anziani non autosufficienti, circa 3 milioni di persone, tra centri residenziali, il fatto che vivano comunque in famiglia o addirittura in strutture magari più estreme come l'hospice, disabili purtroppo, e disabili sono di tutte le età, circa 600.000, e minori con disagio, che sono un numero purtroppo in crescita perché nascono queste nuove malattie purtroppo, e sono oltre 600.000. Questo è un universo che ci circonda, e avere una risposta di servizi è molto importante. Un'ultima domanda, dottoressa Sabetta, adesso le faccio fare per qualche istante il suo lavoro. Facciamo finta che io sia un'imprenditrice che voglio un po' riorganizzare al mio interno la platea di servizi che erogo ai miei dipendenti. Lei come comincerebbe a farmi un po' di consulenza per farmi capire che cosa ho bisogno di fare? Beh, intanto mi farei descrivere da lei che cosa hanno bisogno le sue persone a fianco, che cosa desidera lei costruire per loro e come possiamo adattare con poco un valore aggiunto che le dia comunque la vera visione di sensibilità dell'essere a fianco ai suoi, non solo con soldi ma con soluzioni. E questo è quanto, insomma, dopodiché si studieranno tutte le forme tutte le concrete. Le soluzioni concrete ce ne sono, si possono adattare, si possono costruire a misura dell'azienda. Che cosa vi aspettate da questo 2019 rispetto a questi servizi appunto con cui state partendo, in alcuni casi, con altri siete ormai partiti in maniera assolutamente spedita? Una sensibilità, una coscienza collettiva, un fatto che se ne parli molto e il fatto che anche Poste Italiane sia un ulteriore pilastro per il welfare del paese. Grazie a Francesca Sabetta, amministratore delegato presso Poste Welfare Servizi. Grazie, in bocca al lupo naturalmente per tutto, e noi ci rivediamo ad una prossima puntata di Business Leader. Buona serata a tutti. Grazie.